c'è un'oscena dimensione oltre a quelle che l'uomo già conosce, ed è senza limiti come l'infinito e senza tempo come l'eternità. È la regione intermedia tra l'ignobile e l'infame, tra l'immondo e l'indegno. In altre parole, è la regione dei senza vergogna, una regione che si trova ai confini della pietà. È proprio vero, quello della fede è il dono più grande. Guardate quest'uomo, per esempio, è sicuramente un pezzo di, come dire... Non si crea i problemi. Come? Non si crea i problemi. No? No. Sai, è un po' l'imbarazzo, perché lei è un pezzo di... Sono un pezzo di merda. Di? Di merda. Chi? Io. Lei è? Pietro Giordano. Ed è? Un pezzo di merda. Giordano. Dica. Ma che ci fa da queste parti? Pregavo Santa Rosalia. Di fronte al Monte Sacro? Sì. E che cosa le chiedeva? Le chiedevo che se mi faceva la grazia che la gente non mi chiami più pezzo di merda. Che Santa Rosalia mi faceva la grazia che la gente non mi chiami più un pezzo di merda. La chiama così la gente? Sì. Come? Pezzo di merda, vammi a comprare il giornale. Pezzo di merda, vammi a comprare il pane. Lei spera? Io spero. Che tornino a chiamarla? Giordano. Perché invece la chiamano? Pezzo di merda. Ma lei lo è? No, non lo sono, è la gente che lo crede. Che lei è? Un pezzo di merda, sì. Ma come mai si è fatta questa fama? Le sa, le male lingue. Le? Le male lingue. Le male lingue! La chiamano? Pezzo di merda. È dura? Certo che è dura. Dà fastidio? Dà fastidio. Essere chiamato? Pezzo di merda. Santa Rosalia continua a fare miracoli. Un esempio ce lo abbiamo di fronte. Abbiamo con noi il signor? Cirincione ho trovato. Cirincione? Ho trovato. Fortunato? Ho trovato. Lei si chiama Fortunato? Sì. Cirincione, ci racconti la sua storia. Lei è stato devoto di Santa Rosalia per tanti anni. Sì. Che cosa è successo? Io ho dovuto... Siamo riusciti finalmente a trovare, dopo tante... problemi? No. Siamo riusciti finalmente a trovare, dopo tante fatiche, un autentico giovane testimone di fede. Il signor? Filangeri Giuseppe. Signor Filangeri, lei è un testimone di fede? Sì, vado in chiesa, sì. Filangeri, adesso ci racconterà una storia davvero tragica. Per fortuna finita bene. È il giorno del 41esimo compleanno del signor Giuseppe. Ma no, veramente c'ho 31 anni. Ma Santa Rosalia non è soltanto la santa dei palermitani buoni, è la santa di tutti i palermitani, anche di quelli cattivi, di quelli malvagi, dei mafiosi e perfino dei pervertiti. Abbiamo con noi questa sera una storia particolare.
la storia di una pervertita che frequenta questa zona per fini loschi. Questa pervertita vuol guarire, vuol tornare ad essere una persona pia e per questo si rivolge a Santa Rosalia, che la accoglie a braccia aperte. È il caso di Francesca Tirone, 77 anni, vecchia Baldracca. Anzitutto mi chiamo Francesco Tirone e ho 66 anni. Quanti? 66. E poi? E poi non sono un pervertito come lei sta decantando. Tirone? Tirone? Eh? Pervertita. Io pervertita perché non sono donna. Perciò io no. non sono pervertito come fa capire lei alla stampa. Che cosa vuol dire essere, dopo 50 anni, una vecchia baldracca? Ma veramente non me ne intendo proprio di essere una vecchia, che sono un giovane ancora maturo per poter avere moglie, figli, perciò non mi sento di essere un cattivo come dice lei, un pervertito. No, baldracca. Baldracca, no, non me ne intendo proprio di questo nomignolo che dice lei. Baldracca. Ma baldracca? Ma non capisco la domanda. Baldracca. Baldracca. Ma me lo spiega lei che significa baldracca? Io veramente sconosco questo motivo. Lei è una vecchia baldracca. Ma baldracca? E non c'ho nessuna... Nessuna storia nella geografia di capire baldracca. Baldracca? Ma può darsi che lei dice baracca, Francesco Baracca, quello degli apparecchi. No, baldracca. Ma non lo capisco. Oggi è grande festa a Palermo. Si festeggia Santa Rosalia, la miracolosa santuzza che sta nei cuori di tutti i palermitani. C'è tutta la città dietro il carro della nostra patrona. C'è tutta la città, o quasi. Alcuni più sfortunati non potranno esserci a rendere omaggio alla Santa nel cuore della città antica. È per questo che abbiamo deciso di andare noi, da questi nobili devoti, a raccogliere la loro testimonianza di fede. Ecco un bel esempio. Non credo a Santa Rosalia, non credo ai miracoli, non credo a queste sciamezze. Ognuno si fa la vita per come. Per come ti giusto, non c'è già niente, Santa Rosalia. Il festino è una manifestazione religiosa che i palermitani rievocano ogni 4 settembre di ogni anno in occasione della morte di Santa Rosalia, avvenuta il 4 settembre del 1175, in occasione della cessazione della peste, quando i palermitani portarono in... Chi c'è? Motore? Il festino è una manifestazione religiosa che i palermitani rievocano il 4 settembre di ogni anno in occasione della morte di Santa Rosalia, avvenuto il 4 settembre del 1175. In occasione della cessazione della peste, quando i palermitani portarono in giro per la città le ossa della Santa. Da quel momento Santa Rosalia diventa per i palermitani il festino è una manifestazione religiosa che i palermitani rievocano il 4 settembre di ogni anno. Se non vedi che si sente a distanza, Rosella, è la stessa storia. Il festino è una manifestazione religiosa che i palermitani rievocano. Il festino è una manifestazione religiosa che... Un minuto. Mi chiamo Eliseo Verso, sono un imitatore cabarettista e volevo narrarvi la mia esperienza per quanto riguarda l'imitazione. Una volta prima di approdare in una festa di piazza, ebbene, volevo fare una voce, cioè la voce di Corrado, e in quel momento non mi venne questa voce. Allora mi misi a pregare fortemente la Santa, Santa Rosalia, il padrone di Palermo. Mi chiamo Eliseo Verso. Mia madre era devotissima a Santa Rosalia e così a mia figlia ho messo il nome di Santa Rosalia. Perché Santa Rosalia fa tanti miracoli. Che anche questo anno ti potete farcelo questo miracolo di guarire mia moglie. Tutto questo vi chiedo. Ditemi come devo fare per poter sperare a questo miracolo.
ciò che voi voglio dire è questo. Tu che rapporto, a parte gli scherzi, che rapporto hai mai pregato Santa Rosalia? No, non la pregherò nemmeno mai. Vabbè, via. Mi chiamo Eliseo Verso, sono un imitatore cabarettista e volevo raccontarvi un'esperienza per quanto riguarda le mie imitazioni. Mi chiamo Eliseo Verso, sono un imitatore cabarettista e volevo narrarvi la mia esperienza. Ebbene, una volta mi trovavo in una manifestazione di piazza, volevo fare appunto un personaggio, Corrado. Questo benedetto Corrado a me non mi veniva proprio di farlo. E naturalmente la santa mi ha fatto risuscitare. E naturalmente la santa mi ha fatto risuscitare. Dovevo veramente dire grazie a Santa Rosalia. Comunque sono qui naturalmente, bello, sano e vegeto. E naturalmente io ho con me un personaggio che voi tutti conoscete. Abbiamo Lino Banfi. Allora Carolino, so che anche tu sei... Allora Carolino, so che anche tu sei devoto alla santa. Allora Carolino, so che anche tu sei devoto alla santa, è vero Carolino? Allora dimmi Carolino. Ma quale Carolino, disgraziato? Mica sono Carolino, sono diventato una mucca. Comunque carissimo Corredo, devo dire che mi piace veramente perché sono veramente importante, interessante e anche un pochettino eccitante. Comunque carissimo Corredo, ho portato un amico, anche lui è devoto alla santa, a Santa Rosalia. Cammina disgraziato, appunto si chiama Brecardi, te l'ho portato, un po' camperfichetto, un pochettino disgraziato. Cammina, cammina. Minchia, mi sono impappinato. Corrado! Ma non è che mi fai tanto male come... Corrado, anch'io sono devota alla santa! Corrado, pure io sono devota alla santa, Santa Rosalia, anche lei mi ha fatto venire la voce, lo sai cosa ci faccio con quelli come te, Corrado, lo sai dove li mando? In galera li mando, in galera, questo cosa ho portato Corrado, lo sai cosa ci faccio con questo? La pulizia, E dopo questa pietosa parentesi, torniamo agli sfortunati devoti che non hanno potuto partecipare alla festa in onore della Santa di Monte Pellegrino. Abbiamo incontrato questa volta uno straordinario ragazzo che è la dimostrazione vivente che i giovani d'oggi possiedono un fortissimo senso del sacro. A Saverio chiediamo di raccontarci la sua esperienza di fede. Certamente la tua è stata un'esperienza davvero emozionante ed unica, Saverio. Saverio, voglio farti un'altra domanda. Tu sei un ragazzo vivace ed intelligente. Che cosa consiglieresti ad altri ragazzi che non hanno avuto la tua fortuna? Grazie della tua risposta, Saverio, perché è un esempio. Rivela un giovane modesto e con la testa sulle spalle. Grazie ancora una volta. Grandi sono i poteri di Santa Rosalia. Ancora una volta abbiamo una testimonianza del nostro... Signore Otato. Come? Signore. E di nome? Otato. Fortunato? Fortunato? Otato. Cirincione, lei è qui per raccontarci una storia. Sì. Una storia che riguarda il suo cane, vero? Sì. Ce la racconti? Sì. Allora io faccio... le semenza. Le? Le semenza. E il cane abbaiava. È a casa. Chi? Il cane.
Che faceva? Abbaiava. Ah? Abbaiava. Abbaiava? Sì. Come? Abbaiava. E allora? Allora, ho capito io. L'uso del letto io. Posso questi pantaloni, le scarpe, la camicia e scendo da casa. Chi? Io. Poi come avevo del cane, l'apro la porta. L'apro e esce il cane. Eh? Esce il cane, esce il cane, esce. Ne? Il cane, esce il cane. Cresce? No, esce la porta da casa. Poi, chi? Poi, il cane. Cresce? Poi, cresce? Esce. Esce il cane. Cresce? Esce da casa. Cresce o esce? Esce. Cresce? Esce. Esce? Sì. Esce da casa. Esce di casa. Esce di casa. Esce. Esce di casa. Cresce? Esce. Cresce o esce? Esce di casa. Esce il cane. Il cane. Di casa. Sì. Io sono Bernardo, io sono qua, che viva Santa Lucia Palermo. Via Santa Rosalia Palermo, di questo di grande, di questa volontà, grande l'amore, grande la Chiesa, grande la Madonnina, grande tutti i città di Palermo, grande ecco, poveri, grande la vita che faccio io e grande che tutti siamo noi qui. E via Santa Rosalia Palermo, questo noi diciamo. Grande di proprietà, grande mia provvidenza, grande per tutto, grande proprietà, grande della vita di questo, via Santa Lucia di Palermo, sanno scendere, ecco, buona insegna di questa proprietà a noi. Filangeli, avviciniamoci e raccontiamo al microfono la sua vera storia. Lei nasce 47 anni fa. Ma c'ho 31 anni, c'ho 31 anni, c'ho 31 anni. In un quartiere povero, 25 figli. Non ho figli. Non ho lei. Non ho figli. Lei era figlio, lei era il 25esimo figlio. No, noi siamo 7, non siamo 25. La famiglia Filangeli è una famiglia povera, ma onesta. Filangeli è il 25esimo bambino che viene a benedire questa famiglia, povera ma felice. Eppure, malgrado tutto, Filangeli viene su male. Brutte compagnie, cattive esperienze. E come se non bastasse,
Filangeri è soggetto a crisi epilettiche. No, veramente no, questo. La mamma improvvisa più volte insieme agli altri 24 bambini. Lunghe spedizioni sul Monte Pellegrino. Tutti sperano che Giuseppe possa guarire dalle crisi epilettiche. Non c'è no che sei epilettiche. Non c'è no che sei epilettiche. Alla fine Filangeri guarisce. Ma gli salta fuori un'altra malattia. All'età di 16 anni comincia a sentire irresistibilmente il desiderio di stuprare vecchiette. No, non è vero. Non è vero. A quel punto la mamma improvvisa un'altra spedizione sul Monte Pellegrino. Nel frattempo sono nati altri bambini e la carovana è costituita da 35 persone. Questa volta il viaggio è infruttuoso. Buonasera. Buonasera. Le vie del Signore sono davvero infinite. E così noi abbiamo ancora una volta il piacere di incontrare un autentico testimone di fede. Abbiamo con noi ancora una volta il signor... Ho trovato. Lei si chiama Cirincione? Sì. Ope. Detto Ope. Cirincione? Ho trovato. Fortunato. Sì. Detto? Ope. Signor Cirincione. Ma chi è quello che sta alle sue spalle? Angelo Custode. Angelo? Angelo Custode. Il suo angelo custode? Sì. A noi sembra una... Per me, un uomo e mezza. Chi? Quello... Angelo Custode. Dice. È un? Angelo Custode. E per lei che cos'è? Una mezza di uomo. Il suo angelo custode? Sì. È per questo che la sua vita va male? Pappuzza. Chi? Uomo e mezza. Lui? Pappuzza? Sì. Ma non è il suo angelo custode? Sì, per me è niente. Per me è uomo e mezza. Un? Uomo e mezza. Un? Uomo e mezza. È un uomo di merda? Sì. Chi? Lui. E che ci fa alle sue spalle? Boh, lo so. Non lo sa? No. Sta pregando? Sta pregando. Ma per chi prega? Lo so. Lei sa soltanto che? Una merda d'uomo. Una merda d'uomo? Sì. Lui. Ma lei come si chiama? Io mi chiamo Trato. Come? Ho trovato. Fortunato. Ho trovato. Cirincione. Detto? Vabbè. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Filangeri, lei crede in Santa Rosalia? Sì, ci credo. Ci credo, sì. Perché hai avuto Santa Rosalia? Lei è stato aiutato? A me mi è aiutato pure, così. In realtà, prego.
Era... Come? Un valzer. Nemmeno mi fossi messa d'accordo con l'orchestra, principe. Non le pare? Come? È un valzer. O forse si è già pentito. No, no, certo. Ti prego, scusami. Tutti gentili con me. E io sono felice, zio. Tanto. Tancredi è proprio un amore. E anche lei è un amore, lo sa. Meno male che Tancredi non sente quello che dice. Dico davvero, zio. So di doverle tutto. Anche Tancredi le devo. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva che... Finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso. Levi tutta a te sola. No, non è vero. Sì, è vero, Angelica. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace averti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso. Veramente delizioso. Ma sì, è mio padre. Il prossimo. La mazurka, allora. Ci stanno guardando tutti, principe. Che splendida ragazza che parla con suo padre. È molto, molto bella. Ma lei come si chiama? Pietro Giordano! Pietro Giordano! Pietro Giordano! Giordano? Sì. No, sa perché glielo chiedo? Perché poco fa, venendo qui, c'erano dei bambini che giocavano a palla e uno dei due, al suo indirizzo, ha detto testa di... non sono riuscito a sentire il resto, testa di minchia! Ma a chi? A lui? No, a me. A chi? A me. Che le dicevano? Testa di minchia! È pesante. Sì, sì. Però lei? Però io non ci faccio caso. Prego la santuzza che li faccia smettere. Testa di minchia! Testa di minchia! Topate il bagnaccio! Cognoto, smommecato, suca minchia! Ma con chi ce l'ha? Con questi ragazzi. Ma non ha detto che pregava? Sì, ma mi fanno arrabbiare. Ogni tanto anche lei perde la pazienza. Sì. Però poi? Poi ci ripenso, me ne pento e prego Santa Rosalia. E come la prega? Così, guarda. Con risultati? Scarsi, scarsi, scarsi. Ma come mai? Che Santa Rosalia ha altri problemi per la testa che pensare a queste cose. Sì, altre cose. Filangeri. Noi vorremmo portare il suo esempio, la sua testimonianza di fede
a molti giovani, giovani che sono sperduti nel buio. Perché Filangieri vede molti giovani, Filangieri hanno tutto dalla vita e malgrado ciò si sono incamminati su una cattiva strada. Filangieri invece, che nasce in una Palermo distrutta dai bombardamenti 50 anni fa, Filangieri crede ancora nella bontà divina e nella bontà dei santi. Ebbene, sentite, Filangieri in realtà è cieco, non ci vede. Ci vedo io, mica non ci vedo proprio, ci vedo. Finge di vedere. Un po' di vista mi manca. Finge di vederci per non addolorare il prossimo. Non è che fingo, allora, come dico io, che non ci vedo, che io non ci vedo tanto bene, però ci vedo. Più volte il comune di Palermo e gli abitanti del quartiere in cui abita hanno tentato di regalargli cani per ciechi, ma lui li ha sempre rifiutati. Come mai? Io veramente ci vedo, mica non è che sono papà cieco. Ci vedo. Ecco, questo è bello, fingere di vederci quando invece sappiamo che ormai la luce è andata via per sempre.